Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che il pubblico italiano avrà modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera segnalano che due personaggi si alleeranno per distruggere Demir Yaman. Tutto inizierà con l'arrivo di un nuovo personaggio, la dottoressa Umit. Lei diventerà la nuova direttrice dell'ospedale di Kukurova al posto di Mujeigan. Ben presto, si scoprirà che la dottoressa è niente di meno che una complice di Fikret Fekeli. Il ragazzo infatti chiederà a Umit di sedurre Demir per rovinare il matrimonio già traballante con Zulia. Umit raggiunge l'ufficio clandestino di Fikret. Una volta dentro, entrambi si baciano sulle labbra, scoprendo di avere una relazione. Stando così le cose, perché Umit mostra interesse per Demir? Chi è veramente Umit? Tutto sembra far parte del piano di vendetta di Fikret contro Demir Yaman. Dopo che Fikret ha portato Umit a Kukurova con l'obiettivo di conquistare Demir in modo che possa allontanarsi da Zulia e poter dire alla società che ha commesso un'infedeltà, i suoi piani però non sono andati come voleva. Fikret chiederà a Umit di entrare nelle grazie di Demir per rovinare il suo matrimonio con Zulia. Per questo motivo, la nuova direttrice dell'ospedale di Kukurova si avvicinerà sempre di più al ricco imprenditore, che sembrerà ricambiare l'interesse. I due infatti si lasceranno andare alla passione, tanto da avere una vera e propria relazione extraconiugale. Umit ha raggiunto finalmente il suo obiettivo, ma non è durato a lungo, poiché Demir ha terminato la loro relazione per tornare a Zulia. Tuttavia, quello che era un piano finì per ferire Umit, che si innamorò veramente dello Yaman. Fikret minaccia Umit e la avverte di non innamorarsi di Demir. Se decidi di schierarti dalla sua parte, ti distruggerò Umit. Stai attenta, gli disse Fikret. Demir è caduto in una trappola tesa da Umit e Fikret. Il dottore lo chiamò nel cuore della notte dicendogli che si sarebbe tolta la vita, e il giovane tornò a casa terrorizzato. Lei gli disse che non voleva vivere se non fosse stare con lui. Quello che Demir non si aspettava era che in casa ci fosse anche Fikret, e il giovane si è dedicato a fotografarli insieme. Umit non ha mai pensato di togliersi la vita, era solo un piano per farlo tornare a casa e così per scattare foto di loro due insieme. Ma lei continua a chiedergli di stare insieme, e anche se Demir le dice di no, lei insiste per chiedergli un'ultima cosa. Resta con me. Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara che il pubblico italiano avrà modo di vedere prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera segnalano che due personaggi si alleeranno per distruggere Demir Yaman. Tutto inizierà con l'arrivo di un nuovo personaggio, la dottoressa Umit. Lei diventerà la nuova direttrice dell'ospedale di Kukurova al posto di Mujeigan. Ben presto, si scoprirà che la dottoressa è niente di meno che una complice di Fikret Fekeli. Il ragazzo infatti chiederà a Umit di sedurre Demir per rovinare il matrimonio già traballante con Zulia. Umit raggiunge l'ufficio clandestino di Fikret. Una volta dentro, entrambi si baciano sulle labbra, scoprendo di avere una relazione. Stando così le cose, perché Umit mostra interesse per Demir? Chi è veramente Umit? Tutto sembra far parte del piano di vendetta di Fikret contro Demir Yaman. Dopo che Fikret ha portato Umit a Kukurova con l'obiettivo di conquistare Demir in modo che possa allontanarsi da Zulia e poter dire alla società che ha commesso un'infedeltà, i suoi piani però non sono andati come voleva. Fikret chiederà a Umit di entrare nelle grazie di Demir per rovinare il suo matrimonio con Zulia. Per questo motivo, la nuova direttrice dell'ospedale di Kukurova si avvicinerà sempre di più al ricco imprenditore, che sembrerà ricambiare l'interesse. I due infatti si lasceranno andare alla passione, tanto da avere una vera e propria relazione extraconiugale. Umit ha raggiunto finalmente il suo obiettivo, ma non è durato a lungo, poiché Demir ha terminato la loro relazione per tornare a Zulia. Tuttavia, quello che era un piano finì per ferire Umit, che si innamorò veramente dello Yaman. Fikret minaccia Umit e la avverte di non innamorarsi di Demir. Se decidi di schierarti dalla sua parte, ti distruggerò Umit. Stai attenta, gli disse Fikret. Demir è caduto in una trappola tesa da Umit e Fikret.
Il dottore lo chiamò nel cuore della notte dicendogli che si sarebbe tolta la vita, e il giovane tornò a casa terrorizzato. Lei gli disse che non voleva vivere se non fosse stare con lui. Quello che Demir non si aspettava era che in casa ci fosse anche Fikret, e il giovane si è dedicato a fotografarli insieme. Umit non ha mai pensato di togliersi la vita, era solo un piano per farlo tornare a casa e così per scattare foto di loro due insieme. Ma lei continua a chiedergli di stare insieme, e anche se Demir le dice di no, lei insiste per chiedergli un'ultima cosa. Resta con me.